E prima di chiudere parliamo delle scorse ore dove sono stati inaugurati i locali della nuova sede dell'Associazione Amici della Salute, una realtà che da diversi anni si occupa a 360 gradi dei malati oncologici su tutto il territorio provinciale e non solo. Presente ieri ovviamente anche la nostra TV. Abbiamo raccolto le interviste per voi. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Non dimentichiamo quanti anni hanno fatto donazione la famiglia ospitante a Gina e all'associazione, ma era arrivato il momento di fare proprio quel passo avanti e di avere veramente una sede consona alle necessità ormai crescenti dei nostri utenti. Da Nicola Coppola a Peppe Fausto, a Pietro Rao, a Francesco Gruppuso. Continuiamo su questa strada e ci fa piacere poter essere qui. Mi pare che il problema sia quasi di tutti. O giù di lì, io ci sono passato, so cosa significa. C'è gente che magari non ha proprio gli strumenti per muoversi, per raggiungere i luoghi dove curarsi, e dico che queste associazioni sono veramente una benedizione di Dio. Noi ci siamo, complimenti a loro e al grande sacrificio che fanno, perché non è facile. È un punto di riferimento. Gina con la sua associazione svolge un'attività assolutamente encomiabile e per questo il territorio non può che ringraziarla, e non è un caso che oggi diversi sindaci siamo qui presenti. Grazie anche a Mariella Miceli, che rappresenta perfettamente l'associazione su Castellammare. Hanno subito il percorso rivolto a chi ha la sfortuna di ammalarsi di tumore, e oggi con grandissima forza fanno sì che questo dolore sia reso più lieve col supporto che danno anche materiale quotidiano. Ho conosciuto, purtroppo per me, quindi per vicende personali, ho conosciuto l'impegno e il lavoro che faceva Gina Caddarella e la compagnia. Oggi, se vogliamo riflettere un tantino sulle cure palliative, diciamo che il sistema non si potrebbe permettere di ridurre i posti letto a Salemi, che poi è l'unica struttura che c'è in provincia di Trapani, perché nessuno può capire, se non ci passa, quello che significa vivere in famiglia un dramma di questo tipo. Sono in qualche misura aumentati i servizi sul territorio con i servizi domiciliari, ma non è la stessa cosa. Volontariamente cercano di supplire, però il grido d'allarme lo dobbiamo lanciare tutti. Non è possibile che non si trovino le risorse per aiutare la gente che vive situazioni delicatissime di questo tipo. Il trasporto per i malati oncologici e non solo, la consulenza sociale e la consulenza psicologica. Cerchiamo insieme a tutti gli altri volontari di essere presenti nel territorio. Solo, come dice bene lei, chi ci passa può capire, e noi volontari che facciamo parte di questa associazione ci mettiamo il cuore e ci mettiamo l'anima. Siamo trascinati da un leader, come dicevo prima, che ha fatto sì che questa associazione potesse esistere nel territorio. Gina ha avuto un vissuto veramente particolare e questo la rappresenta nella totalità di quello che sono i servizi. Anni fa è venuta a Trappeto per cercare di dare una mano anche a chi aveva bisogno. Abbiamo dato una sede, diciamo all'interno del comune di Trappeto, dove poter appunto avere la gente un punto di riferimento, e tanti volontari senza appunto avere una retribuzione economica, quindi è da ammirarli, e quindi dare si può dire una medaglia. A Cantagina c'è quella famosa isola di cui parlavamo l'altro giorno, e quindi solo che le isole qui sono tante, perché ognuna di queste persone rappresenta un'isola, i suoi collaboratori e collaboratrici, e tutta la gente che non riesce mai a sganciarsi da Gina. Quindi queste sono le isole attorno a lei, è un arcipelago, e quindi su questo noi contiamo e conteremo sempre. Un grande abbraccio a Gina Caldarella, a tutti gli associati e naturalmente a tutti gli assistiti. Noi siamo felicissimi e sono contentissimo di avere davanti a me, quindi dietro la telecamera, tanti sindaci del comprensorio. Questo significa che l'attività degli Amici della Salute va oltre Alcamo, va oltre confini, va dove è necessario andare con il cuore. Sono molto emozionata, io ringrazio tutti i sindaci di essere venuti, sono orgogliosa che tutti ci vogliono bene, questo è il mio orgoglio, grazie. Okay.